Al Palazzetto dello Sport di Sant'Agata di Battiati si è svolto l'evento H Christmas organizzato dall'H Volley sull'appuntamento che ha unito sport e solidarietà, ha fatto il punto la promotrice dell'evento, Luana Rizzo. La ascoltiamo. L'evento H Christmas non lo organizzavamo ovviamente dal 2019, quindi è stato un nuovo inizio, è un modo per giocare famiglie, perché questo ovviamente è l'obiettivo, e penso che oggi condivisione, socializzazione, anche competizione e divertimento siano veramente la vera essenza dello sport. Non c'è soltanto ovviamente una finalità sportiva, ma anche sociale e di solidarietà. È presente infatti ABIO, l'associazione dei bambini in ospedale, e ci sono stati tantissimi che hanno portato, che hanno donato un regalo aderendo all'iniziativa, dona un regalo e regala un sorriso, e questi regali verranno consegnati dai referenti di ABIO ai bambini che si trovano in lunga degenza in ospedale. Quindi questo chiaramente è un gesto ed è anche un obiettivo, oltre a quello sportivo, di questo evento. Le società che hanno partecipato ovviamente alla nostra Cavolley sono Cus Catania, anche Agira che viene da lontano, Saturnia. È una manifestazione, un torneo di volley S3, che è il vecchio dei volley, però è presente anche l'associazione Talita Kumma, che ha portato tantissimi giochi costruiti artigianalmente, e ci sono anche dei percorsi motori per i più piccoli, quindi diciamo un'area gioco a tutti gli effetti. Che questa sia la vera aggregazione, questa sia la vera essenza dello sport. Con questo per il momento è tutto, grazie come sempre per averci seguito e un buon proseguimento con i programmi di Sesta Rete.